Un aumento di capitale da 500 milioni di euro, 200 milioni di prestiti dalle banche, altri soldi cash dalle stesse banche che sono in azienda, in Alitalia appunto, e altri soldi forse dal socio straniero, dall'Air France, 150 milioni dai soci privati se vorranno sborsare queste somme, poi 75 milioni di euro dalle Poste che entrano appunto ufficialmente nel capitale della compagnia aerea che aveva assolutamente bisogno di questa iniezione di liquidità per non restare a terra, magari già da domani, come ha specificato Vito Riggio, presidente dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile. L'aspetto della capienza finanziaria che è sotto gli occhi di tutti e che anche noi abbiamo registrato, cioè se non c'è una robusta ricapitalizzazione, Alitalia non è in grado di reggere. Quindi la nostra verifica si sta, diciamo, realizzando fondamentalmente su un'ipotesi che ci è stata prospettata, che ci sia una ricapitalizzazione di almeno 300 milioni più 200 milioni di prestito bancario. Si litiga nel